Belli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi ho portato in una fantastica esperienza. Siamo in Marocco. Ciao a tutti ragazzi, da qui inizierò il mio fantastico viaggio alla scoperta del Marocco. Seguitemi. Quest'oggi ci troviamo in località Merzouga. Siamo arrivati ad Agadir, abbiamo preso una macchina e sono circa 750 km, ossia 9 ore e mezza, 10 ore. Passerete attraverso tantissimi villaggi locali con scenari unici che probabilmente non avete mai visto in vita vostra, per arrivare all'entrata del deserto del Sahara, al confine con l'Algeria. Seguitemi e vedrete delle avventure fantastiche. Andiamo ragazzi! Siamo alle porte del deserto del Sahara. Gli animali più frequenti che si possono incontrare a Merzouga non sono i cammelli come tanti pensano, ma sono i dromedari, che sono questi animali che hanno una sola gobba, possono vivere sotto temperature caldissime e possono sopravvivere per giorni senza bere acqua. Andiamoci a fare un giro per le stradine di questo paesino che è veramente piccolo. Questa piccola cittadina, non so dirvi quanto è grande, non so quante persone ci vivono qui. La cosa che si nota subito è l'aria secca, c'è un calore assurdo, infatti spesso dobbiamo alzare il foulard a coprire il naso perché il sole è talmente caldo che ti brucia il viso, sono circa 42 gradi centigradi. Pensate solo che ieri sera all'1:30 c'erano 33 gradi. L'acqua scarseggia in questo posto, una persona locale ci ha detto che addirittura stanno iniziando a filtrare l'acqua dell'oceano per far arrivare acqua per irrigare i campi. Two hour, the jeep, the tour dirk should be. Stiamo spostando da Merzouga a Rissani, 35 km, circa 40 minuti attraverso le strade del deserto dove non c'è nulla. I colori che prevalgono sono il nero, il marrone e il rosa colorato delle dune. Andremo in questa città, in questo piccolo villaggio che ci hanno detto non c'è più una città. Siamo arrivati nel mercato del posto, la prima cosa che ti avvolge sono gli odori fortissimi di tutti questi cibi, delle carne, della verdura, ma soprattutto sono anche animali che qui camminano tranquillamente liberi in mezzo alle varie bancarelle. Il mercato, come sentite intorno a me, è super caotico, ci sono persone ovunque e l'igiene non è la massima. Vendono tutti i tipi di spices, le spezie che possiamo trovare, ma soprattutto c'è una parte del mercato grandissima dedicata solo ai datteri, uno dei frutti che cresce sulle piante secche qui nel deserto. Proviamo, vi faccio vedere un po' le immagini, il caos più totale di questo mercato. Una cosa bellissima, noi in Italia siamo abituati a comprare le buste di pasta, invece qui vedete questo banco, oltre alle spezie locali ci stanno tutti i tipi di pasta che potete comprare sfusa, una bustina di plastica, mettete la pasta dentro, ve la posano e ve la portate a casa. Un buon metodo per risparmiare. Andiamo. Oggi iniziamo le avventure che piacciono a noi sul canale di Loud Travelers. Stiamo prendendo la Jeep 4x4 e ci dirigiamo dentro al deserto del Sahara per fare un tour. Di tutto il deserto andremo a conoscere le famiglie nomadi che vivono in alcune tende create stesso da loro all'interno del nulla, dove non c'è niente, l'acqua la prendono al di sotto della sabbia del deserto che è filtrata. E vi lascio immaginare il posto dove andremo. Seguitemi, entriamo in macchina e vi porto a fare quest'altra fantastica avventura. Prima fermata
giornata siamo venuti a vedere la collezione privata delle macchine del principe degli Emirati. Sono circa un 50 modelli di macchine. Tra i modelli più assurdi abbiamo visto una Jeep che sembrano due macchine messe insieme una vicino all'altra. Addirittura c'è una macchina anfibia, una macchina che può andare sott'acqua, cinese del 2012, non so cosa sia possibile. E ci sta anche un'altra macchina piccolina che sembra futuristica, tipo le macchine elettriche del giorno d'oggi, però appartiene circa a 20 anni fa. Certo che lo sceicco aveva bei gusti infatti gli auto, perché saranno i modelli più strani che abbia mai visto in vita mia. Continuiamo il nostro tour che vi portiamo a conoscere le famiglie nomadi del deserto. Siamo venuti all'interno del deserto, in questa piccola cittadina che hanno creato, dove ci sono le uniche persone, dicono, di colore del Marocco, che vengono dal sud dell'Africa, dalla Nigeria, dal Senegal, dall'Etiopia, da tutti gli altri posti. Hanno fatto questa colonia e vivono qui. Fanno dei canti locali con questi balli molto particolari, tutti riuniti insieme, una colonia formata da oltre 100 persone che vivono in una sinergia perfetta. Mi emoziono sempre, cose del genere non si vedono tutti i giorni. Continuiamo il nostro tour alla scoperta delle bellezze del Marocco. Strada del deserto del Sahara, ci siamo fermati a Mifis, un'ex cittadina abitata dai militari algerini, perché qui siamo al confine con l'Algeria, purtroppo ormai abbandonata perché con i vari bombardamenti e con le varie guerre che sono state qui in Nord Africa non è rimasto più niente. Andiamo a fare un giro tra quelle che una volta era la cittadina locale. Andiamo. Ci sono delle finestre delle case. Queste case che qui non vengono costruite con il cemento, ma vengono costruite con della terra che vedete che si sgretola tra le mani e del fieno che viene dato anche ai dromedari come cibo. Le case sorreggono così perché non piovendo mai in Marocco riescono a mantenersi, ma se dovesse venire un acquazzone queste case si scioglierebbero. Continuiamo il nostro giro perché più di una cittadina bombardata qui non c'è rimasto niente. Andiamo. Pensavo ci fossero persone che vivessero nel centro del deserto. Ebbene sì, siamo in un villaggio nomadi. Queste sono persone che non hanno una dimora fissa, si spostano da località in località, soprattutto all'interno del deserto. L'acqua la prendono dal sottosuolo, hanno gli animali dai quali ricavano o cibo o anche latte, ad esempio, per bere, perché qui anche c'è il latte dei cammelli, che poi assaggerò. Queste sono le tende dove dormono, questa invece è una piccola cucina. Ragazzi, una cosa impressionante sapere che al centro del deserto esistano persone che vivono. Voi lo sapevate? Penso di no. Queste avventure folli, queste scoperte le trovate solo sul canale di Lao Travelers. Ho fatto delle amicizie, questi sono tutti dei bambini che vivono sul posto e sono stati affascinati dal mio uso della videocamera. Ciao, hello! Ragazzi, sono bellissimi e a pensare che vivono qui nel mezzo del nulla. All'interno di questa tenda creata con tutte pezze e tutte lenzuola vecchie troviamo il forno. Qui all'interno cuociono il pane, c'è la legna e ci sono tutte delle pietre che diventano caldissime con il fuoco per cuocere il pane. Invece qui alle mie spalle abbiamo un pentolino dove normalmente fanno brodi oppure si nutrono comunque di cose molto umili, non è che hanno una grandissima scelta.
Però è veramente affascinante vedere dove queste persone riescano a vivere. Ragazzi, quasi l'ora del tramonto e siamo qui nel mezzo del deserto, seduti tra i nomadi con le nostre guide qui di fianco che ci hanno portato a bere del tè. Per provare un'esperienza locale, dal forno che vi ho fatto vedere prima all'interno della cucina, ci hanno preparato questo pane. Ingredienti molto semplici, stesso con le mani si prende, lo bagniamo in una salsa di datteri e si mangia. E così ti puoi cibare tranquillamente e assumi le giuste calorie per affrontare la giornata. Questi bambini vivendo nel deserto non possono andare a scuola, quindi i genitori insegnano una lingua completamente diversa da quelle che si parlano qui, il Tamazight. È una lingua tipica del posto, parlata solo ed esclusivamente dalle tribù nomadi. Si può un po' paragonare a un dialetto arabo che purtroppo gli arabi spesso non capiscono. Che informazioni interessanti. Continuiamo a goderci questo nostro spuntino prima di ritornare all'accampamento. Messo il turbante, mi sono preparato per un'altra bellissima avventura. Questo sarà il mio trasporto di oggi. Su un dromedario, ricordiamoci la differenza, il dromedario ha una gobba mentre il cammello ha due gobbe, e mi dirigo al centro del deserto del Sahara, dove sarà una tenda organizzata per la notte che mi ospiterà. Con un bel fuoco faremo una bella cena sotto le stelle e ci godremo la luna piena all'interno del deserto del Sahara. Andiamo. Siamo! Di nuovo salito sul cammello, guardate come si alza, prima sulle zampe davanti, quindi si va indietro, e poi sulle zampe di dietro e si va in avanti. Fantastico, perché il dromedario non si alza contemporaneamente sulle quattro gambe, ma ne alza prima due e poi le altre due. Continuiamo il nostro percorso all'interno del deserto del Sahara. Catagin, Sahara. È mezzanotte, siamo nel bel mezzo del deserto del Sahara. Ad illuminarci c'è solo un cielo stellato e la luna che ci seguono durante la notte. Siamo nel nostro accampamento nel mezzo del nulla, lontanissimi da qualsiasi tipo di civiltà. Il villaggio più vicino è a circa 10 km da qui e alle mie spalle ci sono questi canti fantastici che ci stanno facendo le persone del posto. Un'emozione unica in un'atmosfera indimenticabile. Godetevi lo spettacolo. Un'altra fantastica avventura sul canale di Loud Travelers è terminata. Vi ho portato in questa fantastica avventura alla scoperta del deserto del Sahara e della cittadina di Merzouga. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate del canale e come posso migliorarlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Loud Travelers. Ciao a tutti!